Buonasera dal Palaquarta Lauretti di Monteroni, ben ritrovati con l'intervista settimanale per avvicinarci alle avventure della Quarta Caffè Monteroni nel campionato di Serie C Gold pugliese. Qui con noi come nostro ospite Giulio Stefanizzi. Buonasera, buonasera Giulio, ben trovato. Facciamo un piccolo salto indietro partendo dalla partita persa contro Vieste in trasferta. Primi 25-30 minuti ad alta intensità, anche con un vantaggio considerevole, poi la rimonta di Vieste nel quarto quarto e prima vittoria sfumata. Che cosa è mancato? Come hai detto tu, è stata una bella partita per due quarti e mezzo, dopodiché ci è mancata la lucidità di continuare a giocare e di eseguire il piano partita anche nel momento in cui Vieste ha ritrovato comunque sia la fiducia che sapevamo tutti dovesse arrivare, insomma, in casa dopo magari una, due, tre triple segnate arriva. E niente, è mancata alla fine la lucidità, e anche con qualche problemino di falli con Vale fuori per 5 falli a 5 minuti dalla fine, ci è costato un bel po'. E niente, dobbiamo lavorare appunto per non mollare la presa e questo. Adesso domenica turno in casalingo con Adria Bari, una squadra che anche l'anno scorso ha fatto valere il suo valore con tanti giovani, un gruppo ben costruito. Cosa possiamo aspettarci? Beh, sicuramente una partita intensa. Loro comunque sia per tre quinti del quintetto sono gli stessi dell'anno scorso, quindi essendo anche molto giovani sicuramente ci aspettiamo molta intensità e sicuramente voglia di venire a vincere qui a Monteroni. Da parte nostra ci sarà la voglia, penso da parte di tutti sicuramente, di portarla a casa, perché dopo tre sconfitte, soprattutto in casa, vogliamo riprenderci quello che ci spetta. Quindi sicuramente una bella partita da sicuramente portare a casa. Tu sei rientrato dopo qualche acciacco fisico, hai fatto il tuo esordio stagionale proprio domenica scorsa. Il tuo ritorno è sicuramente un valore aggiunto per questa squadra. Che stagione ti aspetti? Beh, sicuramente una bella stagione, speriamo completa dopo, diciamo, quella corta dell'anno scorso. Iniziata un po' malino con questo problemino fisico che sto piano piano recuperando. Spero di dare tanto a questa squadra, ti dico la verità. Io, come tutti gli altri ragazzi che siamo cresciuti qui a Monteroni, cerchiamo di dare il nostro, di aiutare i senior, diciamo i ragazzi con più esperienza ad allenarsi sempre meglio, perché alla fine le partite si vincono in allenamento, diciamo. Quindi come noi aiutiamo loro, anche loro aiutano noi, quindi speriamo di sicuramente, anzi daremo il massimo per tutta la stagione. Grazie Giulio. Grazie a voi, buona serata. E noi chiudiamo qui questa intervista, vi invitiamo come sempre a rimanere sintonizzati con noi sul nostro sito, sui nostri canali social e sul nostro canale YouTube. Buona serata.